agli ordini del signor Speziale di Pescara, Tomolini di Martinsicuro, va in scena l'ultima di campionato per Alba e Amiternina, entrambe a caccia dei rispettivi obiettivi, disperata l'impresa degli aquilani di Angelone che devono assolutamente vincere questa sfida e sperare nei risultati favorevoli degli altri campi, molto più alla portata l'obiettivo dei playoff per i ragazzi di Izzotti, che con una vittoria centrerebbero l'obiettivo insperato alla vigilia del torneo. Inizia forte l'Alba con una buona occasione per Miani, neutralizzata da Ludovisi, risponde la Amiternina con un colpo di testa di Santirocco, ma al 32esimo sblocca la gara Mustagia Giambè. Miani si veste da assistman, colpo di testa bellissimo di Giambè per la rete del 1-0, salva tutto Fabrizi su un grande spunto di Santirocco sul finire di tempo. La Amiternina è viva, inizia un gran secondo tempo, bella palla di Tuzzi per Tinari, buona penetrazione, presa bassa per Petrini, ancora Petrini chiude in uscita qualche minuto più tardi su Santirocco. Il gol arriva al 17esimo, bel cross di Tinari, Facecchia devia sul palo, ribadisce in rete per l'1-1 Santirocco. Amiternina ora ci crede, a caccia del gol della speranza concreta, il numero 7 Pezzotti sciupa da buona posizione, si riaffaccia in avanti l'Alba Adriatica con questo bel cross di Lorenzo Emili per Miani, sfortunato il suo tentativo in spaccata. Ora ampi spazi per entrambe le formazioni, alla mezz'ora d'Alessandro chiama in causa Petrini, poi non riesce a ribadire in rete Santirocco, ancora più clamorosa l'occasione sui piedi di Facecchia che spara alto da dentro l'area piccola, minuto 39, gran giocata di Lorenzo Emili che serve in profondità, Giambè contratto da Capitan Romano, ancora sui piedi di Lorenzo Emili, la sfera che viene accompagnata in rete dal numero 10 dell'Alba Adriatica che torna in vantaggio. Non c'è tregua però, la Amiternina non si arrende e con il neo entrato De Michele si riporta sul 2-2 al 90esimo. I minuti di recupero sono da cardiopalma, Ludovisi si scatena su Lorenzo Emili, poi occasioni anche per la Amiternina, De Michele salva sulla linea Miani, tornato a dare manforte ai suoi difensori. Giambè va a disturbare Ludovisi, riesce a recuperare una palla importante, la serve per Miani, tutto solo davanti a Ludovisi, traversa la palla, non entra. L'Alba in questo modo deve attendere il risultato degli altri campi che dopo qualche secondo di trepidazione consentono ai ragazzi di Izzotti di festeggiare i playoff. Retrocessione dal sapore amaro invece per la Amiternina.